Il 21 gennaio 1793 è una data che è entrata nella storia, perché, come penso voi tutti sappiate, è la data della decapitazione di Luigi XVI. E oggi inizieremo proprio di qua il nostro percorso sulla storia della ghigliottina, perché è il momento centrale della Rivoluzione francese, anche possiamo dire il momento spartiacque che separa la nostra modernità dall'Ancien Régime. Ebbene, quello è un giorno che non è come tanti, un giorno che a Parigi viene atteso con una trepidazione mista d'angoscia, perché tutti si sono resi conto che questo è un momento che sarà decisivo nella storia della rivoluzione e nella storia dell'interpretazione della monarchia, della società di antico regime. Il boia si chiama Henri Sanson ed è appartenente ad una delle più antiche dinastie di boia europei. È una dinastia che, lo vedremo fino alla fine del Seicento, si occupa dello stesso lavoro, il lavoro dell'esecutore di pene capitali. E lui è un monarchico. Questo è una delle cose che forse ci sorprenderà di più nel nostro percorso. Il 20 gennaio gli hanno comunicato che dovrà decapitare il re l'indomani. Il 20 gennaio per lui è un momento di festa, perché è la ricorrenza del suo matrimonio e anche il compleanno, un compleanno in famiglia per la nonna che compie gli anni. Sono a tavola e in quel momento ricevono la notizia dell'esecuzione di Luigi XVI, che avverrà l'indomani. Sanson si sente gelare il sangue, non vuole fare questa condanna a morte, non vuole essere lui l'esecutore, ma non può tirarsi indietro, perché lui è il boia. E si fa aiutare dai suoi familiari. Sanson ha figli, nipoti che collaborano con lui. Per l'indomani si preparano spiritualmente, pregando, ma anche materialmente, perché nascondono sotto i vestiti armi, munizioni, perché temono tutti un assalto alla ghigliottina o un assalto alla carretta da parte dei monarchici e dei realisti. D'altronde, alla porta di Sanson bussano più volte personaggi che chiedono di potersi sostituire al re. E quindi cercano la complicità del boia. Se mi vesto come il re, mi acconcio come lui, forse riusciamo a ingannare le guardie. Se tu riesci a nascondere il re per un istante, io mi sostituisco a lui. Delle cose di questo genere sembrano storie da romanzo, ma invece sono realtà. E Sanson ovviamente non può tirarsi indietro. La sua famiglia, ecco, sua moglie, gentilmente congedano questi valorosi, e l'indomani avviene questa esecuzione così famosa, con il re che sale sui gradini che lo portano sul patibolo, cerca di parlare alla folla. Per un istante i tamburi cessano e quindi lui si protende, cerca di parlare alla folla e grida che è innocente, che muore innocente, che prega per la Francia, che il sangue che viene versato non sia una maledizione per la Francia stessa. In realtà probabilmente Luigi XVI avrebbe voluto dire qualcos'altro, ma immediatamente, non appena ci si rende conto che il re sta arringando la folla, sta parlando con la folla, ovviamente solo con le persone nelle immediate vicinanze, che tra l'altro erano quasi tutti soldati, perché il re non aveva una voce stentorea e soprattutto in assenza di microfoni sentire in lontananza era difficile, quindi non avrebbe potuto fare grandi discorsi. Ma immediatamente viene richiamato, i tamburi riprendono il loro rullo e a quel punto il re viene legato sulla tavola e decapitato da Sanson. Questa è la vicenda che tutti quanti abbiamo sentito, abbiamo letto. E Sanson invece quasi nessuno di noi sa che è esistito.
però è un personaggio estremamente interessante e secondo me è opportuno vedere che cosa lui ha provato, ha pensato proprio dopo questa esecuzione. Il 21 gennaio 1793 mio nonno, abitualmente così sedentario, non comparve che per qualche istante sotto il tetto domestico. Qui a scrivere è il nipote. Dopo l'esecuzione, egli venne a ricevere l'abbraccio di sua moglie e di suo figlio, tremando come se non fosse più degno. Poi si sottrasse alle loro consolazioni e scomparve per non rientrare che a tarda notte. Mia nonna, che non sarebbe andata a letto senza averlo veduto, incominciava a essere presa di una mortale inquietudine quando il nostro Chesneau, che era piuttosto un amico e un confidente che un servo, le disse alcune parole rassicuranti. «Non temete di nulla, signora, credo di sapere dove egli è andato». «Dove può essere andato, mio Dio, in un simile giorno? Il padrone mi ha domandato da poco uno dei nostri segreti e non ho esitato a confidarglielo. L'indirizzo della povera casa dove si nascondono un vecchio prete e due religiose per le quali gli avevo pregato qualche soccorso. Mia nonna tacque e sperò. Ella conosceva la pietà del marito e non dubitò che, malgrado le difficoltà e i pericoli dell'avventura, egli non avesse cercato quel giorno di calmare la sua turbata coscienza presso un ministro del Dio misericordioso. Carlo Enrico Sanson tornò tra un'ora e le due del mattino, sempre fosco, ma più calmo. E poiché per diserzione non ne si interrogava, Chesneau e gli disse: «Ha veduto i nostri protetti, l'inverno è duro, bisognerà far portare loro della legna domani mattina e qualche provvista che poi rinnoveremo fra alcuni giorni». Il viso di Chesneau già appariva tutto contento, ma soprattutto ciò che non abbia l'aria di venire direttamente da qui. «Non voglio che essi conoscano l'origine di questi aiuti. Quella povera gente non vorrebbe forse accettarli. Vi sono due religiose che mi sembra siano prive di tutto, mia buona Maria», soggiunse egli volgendosi verso mia nonna. «Se tu potessi procurar loro un po' di biancheria e qualche vestito, mi faresti un gran piacere». Dopo queste brevi parole, scambiate coi suoi, mio nonno si ritirò, ben sicuro che i suoi desideri sarebbero stati compiuti. Egli raccontò l'indomani a mia nonna che egli si era difatti portato alla Villette, in una piccola casuccia che serviva da rifugio a un prete non giurato, sfuggito ai massacri, e a due monache cacciate dal loro convento, che egli aveva ottenuto dalla carità del prete la celebrazione di una messa, ben meno per il riposo dell'anima del re, a cui il martirio aveva senza dubbio aperto la porta della beatitudine eterna, che non per la pace della sua propria coscienza, oppressa dalla gravità dell'atto che egli era stato costretto a commettere. Ecco, ho pensato che questa lettura potesse aiutarci a capire meglio che tipo era Charles-Henri Sanson. La lettura è tratta da questo volume, Le memorie dei carnefici di Parigi, scritto dal nipote di Sanson. E va detto che questa è un'edizione, tra l'altro un po' datata, male in arnese, che è una traduzione semplificata in italiano dell'originale, che è un volume, anzi più volumi, sono ben sei volumi, sulle vicende della storia della famiglia Sanson, molto romanzate, quindi non si tratta di un testo storico da prendere alla lettera, anche perché di testi autografi del Sanson ce ne sono pochi. La gran parte passa tramite le memorie del nipote e il testo analogo scritto da Balzac, il quale ha a sua volta contribuito a romanzare questa vicenda, che chiaramente è una vicenda incredibile, umanamente incredibile, anche se estremamente triste e luttuosa. Pensate solo che Charles-Henri Sanson è stato da solo l'autore materiale di circa 2700 esecuzioni capitali, che ovviamente non sono tutte le esecuzioni capitali con la ghigliottina avvenute durante la Rivoluzione francese, sono avvenute molte di più. Ma Sanson è l'emblema della condanna a morte durante la Rivoluzione francese. E questo perché è stato lui a
azionare la ghigliottina per le più importanti condanne, le più celebri, quelle del re, quella di Maria Antonietta, quella di Danton, quella di Robespierre, e andiamo avanti così. Quindi abbiamo i più importanti condannati della Rivoluzione francese che sono passati tutti per la mannaia azionata da Sanson, il quale, come dicevo prima e come si è visto in questo testo, era una persona che non era per nulla spietata, spregiudicata, che infieriva sulle vittime, anzi era celebre per essere compassionevole, per essere un bravo boia. E questa cosa, che ci sembra così strana, invece risale perfettamente alla mentalità d'Ancien Régime. Perché nell'Ancien Régime la figura del qualunque figura di lavoratore nell'Ancien Régime era regolata dal fatto che bisognava sforzarsi di essere il migliore nel proprio campo. E questo non per un concetto meramente economico, se lavoro bene guadagno di più, quanto perché c'era l'idea che il mio lavoro fosse stato in un certo senso scelto da Dio, cioè che io fossi stato scelto da Dio per svolgere il lavoro che svolgevo. Tutti noi sappiamo che il re si considerava scelto da Dio per governare quella nazione. C'era dunque tutto il rituale religioso che precedeva l'incoronazione di monarchi, come avveniva in Francia. Ma anche le altre professioni erano scelte da Dio. Il fornaio era scelto da Dio per fare il pane. Il contadino era scelto da Dio per coltivare la terra e per fare del buon pane, per coltivare bene la terra. Questa mentalità è squisitamente monarchica, nella quale c'è un vertice e sotto c'è una specie di cono, una piramide che si allarga, ma tutti devono sforzarsi di collaborare, di cooperare. Per cui se andiamo ancora più indietro, nel Medioevo scompariva addirittura il singolo, il concetto di singolo come indipendente, come meccanismo autonomo della società, mentre il singolo si inseriva sempre di più all'interno di un meccanismo di cooperazione, di corporazione, per cui diventavano importanti le comunità dei lavoratori. Il singolo lavorava per la comunità nella quale viveva e si sentiva pagato così, di essere un bravo lavoratore all'interno di una comunità di altri bravi lavoratori, brave persone. Chiaramente questa è l'aspirazione, non è l'atto pratico, è l'aspirazione della società. Ed è in quest'ottica che noi possiamo comprendere perché i Sanson si consideravano dei bravi boia, che è qualcosa che ci può fare raccapriccio, ci può anche fare forse un po' sorridere di un sorriso molto amaro, ma è vero, loro si consideravano dei bravi boia e venivano considerati dalla società come persone che erano state purtroppo scelte per fare questo lavoro. Qua bisogna annotare il fatto che non c'era una particolare simpatia e stima per la professione del boia. Anzi, spesso le persone, i negozianti, aumentavano volutamente i prezzi delle derrate per i boia, i quali dovevano vivere anche in appartamenti particolari, di proprietà, in questo caso di proprietà del re, perché c'era il rischio che non potessero ottenere appartamenti in pigione, non potessero avere la possibilità di accedere a un sistema di credito e via dicendo. E certo, però, se Dio ha scelto i Sanson per fare i boia, vorrà dire che anche la figura del boia è lecita in quella realtà. Certo, sfortunati loro che lo fanno, li guardiamo male, speriamo di non incrociarli per strada, però loro rientrano all'interno di questo meccanismo, un meccanismo che ha sempre funzionato fino alla Rivoluzione francese. E allora i Sanson non provavano un senso di fastidio nel fare il loro lavoro, qualcuno l'avrebbe fatto, tanto valeva farlo bene, farlo in maniera il più possibile umana. Certo,
ci si può domandare fino a che punto fosse umano condannare a morte come si condannava a morte in passato per certi reati, come ad esempio i reati più terribili, quelli, i tentativi di regicidio o proprio i regicidi messi in atto, ad esempio da François Ravaillac. Questi sfortunati che erano stati catturati, perché tanto valeva essere uccisi a quel punto subito, oppure suicidarsi, coloro che hanno attentato alla vita dei sovrani, e spesso i sovrani sono stati vittime di attentati, come l'ultima volta Luigi XV, che è stato accoltellato da Robert François Damien. Ebbene, in questo caso le pene erano terribili, perché c'era un supplizio codificato e atroce che prevedeva lo squartamento della persona. Non era una pena che avveniva in poco, anzi era molto lunga. Era una pena che avveniva proprio legando la persona a quattro cavalli che venivano fatti muovere in direzioni diverse, ma chiaramente la persona, insomma, ci sono delle articolazioni, delle ossa, bisognava dilacerare questo corpo, il quale era stato spesso torturato prima, secondo un rituale agghiacciante e feroce, colando nelle ferite dei preparati che potevano ulteriormente acuire il dolore di questa persona. Serviva per dimostrare che non si poteva attentare alla vita del re, non in quanto re o simbolo del potere, ma in quanto vertice di una società che si basava su un sistema immutato da secoli, che era questo sistema di verticalità. Il re era il vertice, il centro, il cuore della nazione. Attentare al re voleva dire attentare al cuore della nazione. L'attentato era quindi una pena, era un qualcosa di terribile ed andava pagato in maniera terribile. Oggi appunto, non entro nei dettagli di queste esecuzioni capitali, perché oltretutto la cosa mi disgusta abbastanza, penso anche al pubblico che non avrà piacere di entrare in argomento, ma c'è un'ampia letteratura in materia e chiaramente fortunatamente questi tempi sono passati, ma già nel Settecento erano passati, perché l'esecuzione di Damien, che è stata l'ultima esecuzione di questo tipo, è stata condannata da tutti. Tra l'altro lo stesso Luigi XV non voleva che fossero applicate questo tipo di pena, però fu messa in atto lo stesso. E tra l'altro non era solo in Francia che ciò avveniva, ma avveniva in quasi tutti i paesi d'Europa. Erano previste pene come lo squartamento per reati gravi, gravissimi, come quello che abbiamo appena detto. Per pene minori c'erano per reati minori c'erano delle pene minori. E allora si andava con l'impiccagione, che comunque era qualcosa di estremamente crudo, molto crudo a vedersi, e ancora per tutto l'Ottocento è andata avanti la forca con l'impiccagione. Pensate che nel Regno d'Italia ancora si procedeva con l'impiccagione, ma già a metà dell'Ottocento qualcuno aveva iniziato a ventilare l'ipotesi di eliminare questa pratica barbara. E questo, pensate, dopo che a Torino un condannato era stato impiccato, era stato creduto morto, dopodiché portato al cimitero di San Pietro in Vincoli, e lì hanno sentito rantolare nella bara, perché questo povero disgraziato era ancora cosciente. Quindi il boia, in quel caso Pietro Pantoni, non aveva agito in una maniera corretta. E dunque è stato chiamato in quel caso un sacerdote perché lui chiedeva di un sacerdote, un medico. All'arrivo del medico comunque il poveraccio era morto, ma questo fatto era stato così pompato dai giornali che tenne banco per settimane come notizia di cronaca, e arrivò anche in Parlamento, e fu uno dei motivi per cui si attivò la discussione sulle impiccagioni, sulla pena di morte, anche a livello parlamentare. Questo per il Regno d'Italia.
chi veniva impiccato erano in genere ladri oppure omicidi, c'era un ampio ventaglio, ecco, di pene che potevano essere scontate proprio con l'impiccagione. E poi c'erano pene minori che venivano utilizzate, specie fino al Settecento, venivano condannate queste persone ad esempio alla galera, il che non voleva dire andare in prigione basta, ma voleva dire andare letteralmente in galera a remare, che era un qualcosa come una morte da scontare giorno per giorno, perché le galere erano dei luoghi infernali nei quali non c'era assolutamente nessun controllo igienico e dove ne uscivi magari deforme, perché bisognava azionare dei remi pesantissimi e il lavoro era decisamente duro. Qualcuno ci andava anche di buona voglia, come si diceva, di buona voglia, che erano coloro che ci andavano per ripagarsi i debiti. Ecco, quindi vediamo proprio degli scaglioni di pene che venivano applicate, ovviamente c'erano anche altre pene e variavano da paese a paese, ma la cosa che ci deve destare l'attenzione è che fino al Settecento tutto questo era la norma, per cui arrivano gli illuministi, specie in Italia, con dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, per iniziare a riconoscere che questi mezzi sono effettivamente eccessivamente crudeli, barbari. E già, poi tante belle parole con Beccaria, ma poi arriva la Rivoluzione Francese, la quale fa invece un oceano di sangue e crea proprio, diciamo, il caso della pena di morte applicata sistematicamente a tutti gli oppositori politici. Ora, entriamo direttamente nel contesto della ghigliottina e andiamo a fare conoscenza con colui che le ha dato il nome, cioè il dottor Guillotin, che dovrebbe essere l'inventore della ghigliottina, ma che Guillotin non è l'inventore della ghigliottina. Guillotin è stato colui che ha proposto l'applicazione di una pena di morte meno crudele di fronte proprio all'assemblea francese durante le fasi iniziali della Rivoluzione Francese. Guillotin era un medico, tra l'altro è stato uno di coloro che avevano proposto la riunione nella sala della pallacorda e anche di sistemarsi in una sorta di semicerchio, come avvenivano d'altronde le lezioni di medicina nelle università. Quindi un personaggio che ha avuto anche un ruolo interessante nella Rivoluzione Francese. Però lui era un medico, non era un tecnico, e quindi propose di mettere via le impiccagioni e mettere via anche la decapitazione mediante la spada, che era riservata ai nobili perché era un atto di misericordia, veniva considerato di misericordia. Allora mettiamo via tutte queste cose e entriamo proprio a cercare con un tecnico qualcuno che insomma un mezzo per decapitare in maniera più veloce, più clemente e più indolore. Allora il medico personale del re, che era Antoine Louis, propose una macchina. Allora si dice: ma perché non adoperiamo una macchina che d'altronde è già utilizzata in qualche paese? E la cosa singolare è che aveva ragione, perché in altri paesi, specie in Italia, era usata una macchina simile, almeno in occasioni sporadiche, per decapitare la gente. Non aveva un nome preciso, ma si hanno testimonianze del suo utilizzo, perlomeno a Genova e a Torino. E questo durante il Settecento, in maniera molto, molto altalenante. Ogni tanto salta fuori qualche indicazione di questo tipo. E non so neanche dire quanto queste indicazioni siano attendibili, se non che nel Settecento si parlava di macchine di questo tipo, ma non esistono illustrazioni, almeno io non ne ho trovate. Perché non usiamo una macchina anche noi? Già, ovviamente anche Antoine Louis non è in grado di realizzare una macchina di questo tipo, però conosce un tecnico che sa fare questo lavoro e si chiama Tobias Schmidt. È un prussiano, è un clavicembalista prussiano, il quale ha il suo laboratorio e si mette a fabbricare questa macchina. Una macchina che è la ghigliottina che conosciamo noi, ma che
non ha la lama obliqua, che è uno dei tratti distintivi della ghigliottina. Non ce l'ha. Non ce l'ha perché pare, Sanson lo riferisce, ma noi mettiamoci sempre il beneficio del dubbio, anche perché questi testi sono molto romanzati. Pare che a suggerire di utilizzare la lama così obliqua al posto della lama mezzaluna, un po' come quella che si usa in cucina per tagliare, ecco, al posto di questa lama utilizzarne una in diagonale, fu niente meno che Luigi XVI che propose questa soluzione. E questo perché il re era un appassionato di bricolage, era un vero e proprio bricoleur, e aveva un suo piccolo laboratorio, fabbricava chiavi, fabbricava serrature e si divertiva così. Sappiamo che Luigi XVI in fondo era una brava persona e che non avrebbe probabilmente lasciato l'immagine di un sovrano di grande spessore nella storia francese. Era un sovrano che cercava di essere un buon sovrano nella sua mediocrità, non aveva la finezza di un Luigi XIV. Però ecco, sapeva fare le chiavi, quello lo sapeva fare bene. E suggerì, o sembra che abbia suggerito, di realizzare una macchina con una lama in diagonale. Ecco, non avrebbe immaginato che da questo suggerimento sarebbe poi nata la ghigliottina così come la conosciamo noi, perché che tra l'altro lui stesso avrebbe sperimentato la correttezza di questo metodo. Il primo a essere decapitato fu un criminale comune, si chiamava Nicolas Pelletier, e si sperimentò proprio con lui questa efficacia. Si vide che la lama cadeva, non si inceppava, ecco, nel meccanismo, la testa cadeva in un solo colpo, e sembrò a tutti una incredibile trovata umanitaria. Siamo in un'epoca nella quale eliminare il dolore nell'esecuzione capitale veniva considerato qualcosa come una trovata incredibile, veramente moderna, e quasi da essere benefattori dell'umanità. No, chiaramente non si andava a indagare sul fatto che stavi ammazzando una persona, ma abbiamo risolto l'increscioso problema del dolore senza togliere lo spettacolo. Perché ricordiamo che siamo in un'epoca in cui la gente cerca di risolvere il problema del dolore del condannato, ma lo spettacolo, ecco, la parte anche psicologica per il condannato che deve salire e morire davanti a tutti, ecco, quello lo viene tolto. Anzi, la ghigliottina viene messa bene in alto, che tutti possano vederlo e tutti possano gridare, sfogarsi, qualcosa che ricorda un po' Orwell con I minuti di odio, però è così, è il lo spettacolo della morte, che d'altronde c'era anche prima, c'era nell'antico regime con questi spettacoli così crudeli e sanguinosi, ma che adesso diventa sistematico, perché precedentemente ad essere destinati a delle condanne di questo tipo erano criminali straordinari, e c'era proprio anche un grande richiamo di gente che veniva a vedere un'esecuzione che non c'era tutti i giorni. Nella Rivoluzione francese invece le esecuzioni diventano così numerose che, pensate, la stessa ghigliottina deve cambiare la sede dove si trova, perché la gente inizia a protestare, tutta questa gente in piazza fa rumore, fa chiasso, quando se ne va si trova di tutto in piazza. E poi c'è l'odore del sangue, specie d'estate. In alcuni casi, ovviamente i sistemi fognari erano quello che erano, non si riusciva a far defluire via il sangue che rimaneva, stagnava tra le pietre, dava un odore nauseabondo, di putrefazione, tant'è che a un certo punto la ghigliottina viene portata anche in giardini, proprio perché così la terra possa assorbire meglio il sangue, ma anche così non si riusciva a togliere questo odore disgustoso. Infatti la ghigliottina cambia sede più volte, passa da essere la sede iniziale davanti all'Hôtel de Ville ad arrivare
nella Place de la Réunion, poi in Place de la Révolution, e poi ancora a cambiare luoghi, perché proprio le proteste di piazza erano contro l'odore, contro il rumore. Tra l'altro, in alcuni casi la ghigliottina invece cambia posizione perché sono la stessa folla, ecco, inferocita, che chiede che venga portata in luoghi particolari. In particolar modo per le prime esecuzioni del 1792, Sanson che racconta che è stata la folla a chiedergli di portare la ghigliottina davanti al Palazzo del Re. Quindi si tratta proprio di uno spostamento che veniva chiesto dalla gente, talvolta veniva accordato anche mentre la carretta si spostava. Ecco, l'altra cosa da ricordare è che appunto la ghigliottina aveva la sua struttura che tutti conosciamo, ma che i condannati venivano portati in carretta, cioè su un vero e proprio carro che viaggiava piano, arrancava tra la folla, e quindi il condannato non subiva soltanto il ludibrio di essere posto davanti a una piazza che aspettava la sua morte, ma anche doveva subire le ingiurie, gli insulti durante tutto il percorso fino alla ghigliottina. E questo valeva chiaramente per tutti i condannati, per i condannati nobili, non nobili, anche per gli stessi rivoluzionari, già perché la gente si dimostrava costantemente incattivita contro questi condannati, che fossero condannati realisti, che fossero condannati repubblicani. E era uno sfogo, viviamo in anni cupi, duri, difficili, anni, anzi mesi di quelli della rivoluzione, nei quali è successo di tutto. La rivoluzione ha portato nella tomba i figli di molte famiglie, ma ha condannato al lastrico intere famiglie, intere regioni. Contrariamente alla vulgata che viene spesso detta sulla efficacia delle soluzioni economiche della rivoluzione francese, che avrebbe così allegramente risolto determinati problemi semplicemente confiscando i beni della nobiltà e specie del clero, invece la rivoluzione ha creato una povertà endemica in Francia, ha bloccato la creazione di industrie che pure stavano partendo, e questo è il motivo per cui l'Inghilterra negli stessi anni ha la rivoluzione industriale e la Francia no. Ecco, tutta questa gente che viveva in miseria, in indigenza e costantemente con l'incubo della morte che poteva comparire all'improvviso, tutti potevano essere sospettati, d'altronde c'era la legge dei sospetti, e quindi chiunque poteva finire davanti al tribunale rivoluzionario costretto a difendersi per accuse talvolta campate completamente per aria. In questo clima si diventa cattivi, l'animo si incattivisce e quindi è normale trovare gente che perde il senno e che addirittura si avventa contro le carrette, sputa, grida contro queste povere persone. In molti casi si può anche dire che la credine era giustificata, specie quando ci si trattava di condannati che si erano macchiati a loro volta di crimini o che avevano proposto leggi infamanti, sanguinarie, veri e propri esagitati come Hébert, che viene fatto oggetto di ingiurie di ogni tipo. Gente che lo dileggia, che gli dice tu col tuo père Duchesne, adesso scriverai dei begli articoli quando sarai lassù, se ci arrivi lassù. Ecco, questo era il quadro di queste carrette che avanzavano, cariche di gente, tra l'altro, di ogni tipo. E la ghigliottina, che era il rasoio nazionale, che serviva per risolvere l'endemico problema del nemico interno della rivoluzione, lavorava a pieno regime tutti i giorni. Chiaramente non sempre nello stesso luogo, ma in ogni città durante la rivoluzione francese ci sono state esecuzioni anche di decine di persone insieme. Era uno spettacolo quotidiano, tant'è che ci sono
citazioni di persone che passano, schivano le pozze di sangue della ghigliottina e se ne vanno comodamente a teatro o lì vicino. Se ne vanno a mangiare, a cercare di fare una vita normale. Dopo i condannati venivano gettati nelle fosse comuni, questo lo sappiamo, coperti di calce viva e buttati nelle fosse comuni. E talvolta queste fosse comuni sono state ritrovate, molte sono segnalate, ecco, come nel caso dei corpi di Luigi XVI e Maria Antonietta, che sono stati ritrovati, e sono stati ritrovati anche con la prova che fossero davvero loro e non cadaveri a caso, per dei dettagli, come ad esempio i dettagli degli indumenti, o nel caso di Maria Antonietta, perché parve di riconoscere nella testa proprio quella di Maria Antonietta, con anche la sua espressione solita. Quindi queste salme hanno poi avuto sepoltura, tra l'altro sul luogo dove furono gettati in una fossa comune c'è oggi la cappella espiatoria, voluta proprio dai Borbone quando sono tornati sul trono, per cercare di definire che la rivoluzione aveva avuto termine e di chiedere chiaramente scusa per questo oltraggio subito, ma scusa ovviamente a Dio in primo luogo. E la restaurazione che ritorna e cerca di rimettere le cose a posto, ma che poi non abolirà la ghigliottina, perché la Francia continuerà tra l'altro ad adottare la ghigliottina ancora negli anni successivi, e l'ultima condanna avverrà solo nel 1977, dopo aver tra l'altro utilizzato la ghigliottina in tutti i paesi che erano soggetti alla dominazione coloniale francese. La ghigliottina infatti è stata utilizzata nel vasto impero coloniale della Francia, ed è stata utilizzata anche in altri paesi esterni all'area francese, ad esempio in Italia, durante tutto il periodo del periodo rivoluzionario, la ghigliottina è stata inserita come strumento, come patibolo, in tutte le repubbliche sorelle. E io personalmente ho studiato le condanne a morte avvenute a Torino durante il periodo napoleonico, e sono tantissime, sono circa 400. Quindi per una città così piccola era un dato significativo. Tra queste condanne una è diventata famosa, almeno una è diventata famosa nella letteratura locale, ed è quella della Bela Caplera, che nella nostra tradizione cittadina è diventata la Bella Cappellaia, e si è sempre pensato che fosse una donna che produceva cappelli, che cuciva cappelli. In realtà cappellaia voleva dire tutt'altro, e adesso non entro nell'argomento, e quindi si capisce il soprannome, e si capisce anche che venivano condannate persone di ogni estrazione sociale. E purtroppo va detto che le condanne della ghigliottina durante tutto il periodo della Rivoluzione francese sono state prevalentemente rivolte verso persone che aristocratiche non erano e che membri del clero non erano, erano persone semplici, comuni. Io ricordo un dato riportato da Jean Dumont, il quale riferisce che il 91%, più del 91% delle condanne a morte avvenute durante la Rivoluzione francese sono state comminate contro persone del terzo stato. Viene da dire, è normale, il terzo stato era molto più numeroso di nobiltà e clero. Sì, ma questo ci fa anche riflettere su una vulgata quella che vuole la rivoluzione, rivolta verso la nobiltà, verso il clero, come nemici della rivoluzione, che hanno avuto molti caduti, ma non come il terzo stato, che invece avrebbe dovuto solo giovarsi della rivoluzione. E questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché è la rivoluzione che lentamente ha iniziato a divorare i propri figli. È come un piano inclinato, una pallina su un piano inclinato. Quando si inizia, ecco, la velocità diventa sempre maggiore e la rivoluzione inizia a coinvolgere sempre più persone, perché si crea la psicosi del nemico, che è già quello che aveva condotto i sansculotti nelle prigioni parigine per fare i massacri di settembre 1792. Era una psicosi, la paura di un nemico, anche se è un nemico che noi abbiamo nelle nostre prigioni, ma va eliminato.
va eliminato. Pensate che c'erano personaggi nella Rivoluzione francese che avevano più volte richiesto addirittura l'aumento dei processi perché bisognava eliminare tutti i sospettati, bisognava avere processi ancora più rapidi, e qualcuno addirittura arrivò a proporre di ridurre la Francia a un paese di 5 milioni di abitanti, perché forse quelli si salvavano. Questo è il terrore, il momento più cupo della Rivoluzione francese, nel quale i morti sono all'ordine del giorno, come abbiamo visto, e le ghigliottine in tutta la Francia lavorano a ritmo serrato. Un aneddoto che credo sia opportuno leggere a questo punto è forse il più famoso degli aneddoti legati alla ghigliottina, cioè il fatto che durante l'esecuzione di Charlotte Corday qualcuno abbia schiaffeggiato la testa decapitata e che questa abbia provato una sensazione di fastidio, di rossore, abbia mostrato un'emozione che sorprese i contemporanei, e dunque qualcuno iniziò a dire che la testa sopravvivesse per qualche istante al corpo. Questo trova proprio il suo inizio di questa tradizione, di questa storia, del testo di Sanson. Nell'istante che noi scendevamo dalla carretta, mi accorsi che degli sconosciuti si erano mescolati ai miei uomini. Mentre mi rivolgevo ai gendarmi perché mi aiutassero a sgombrare il posto, la condannata era salita agilmente sul patibolo. Qui sta parlando della Corday, ovviamente. Giunta appena sulla piattaforma, dopodiché Fermain le ebbe levato prestamente il suo fichu, ella si precipitò da sé sull'asse mobile e vi fu assicurata con le cinghie. Bench'io non fossi al mio posto, pensai che sarebbe stato barbaro prolungare un attimo di più l'agonia di questa coraggiosa donna, e ne feci segno a Fermain, che si trovava presso l'asta di sinistra, di far scendere il coltello. Mi trovavo ancora ai piedi del patibolo, quando uno di coloro che avevano voluto immischiarsi di ciò che non le riguardava, un carpentiere di nome Le Gros, il quale nella giornata aveva lavorato a riparare la ghigliottina, avendo raccolto la testa della cittadina Corday, la mostrò al popolo. Io son pure abituato a questa sorta di spettacoli, e tuttavia ebbi paura. Mi pareva che quegli occhi semiaperti fossero fissi su di me e che io vi ritrovassi ancora quella dolcezza penetrante e irresistibile che mi aveva tanto stupito. Qui fa riferimento al fatto che Charlotte Corday era considerata unanimemente una ragazza estremamente bella. Ricordiamo che era colei che aveva assassinato Marat spacciandosi per una sua seguace. Talché io torsi la testa. Furono soltanto i mormori che sentii intorno a me ad apprendermi che lo scellerato aveva schiaffeggiato la testa. Furono gli altri ad assicurarmi che essa aveva arrossito sotto questo insulto. Quando tornai a casa, la predizione della cittadina Richard si avverò. Nel momento che sedevo a tavola, mia moglie mi disse: «Che hai? E perché sei così pallido?» Mio nonno protestò presso i giornali che avevano attribuito ad uno dei suoi aiutanti l'oltraggio dello schiaffo alla testa. Qui è il nipote che dice: mio nonno in quel momento, mio nonno Charles-Henri Sanson, protestò perché fu attribuito a un suo collaboratore questo oltraggio della testa. Il tribunale rivoluzionario fece arrestare il carpentiere e gli rivolse una pubblica e severa rimostranza. Questo per raccontare un aneddoto che secondo me è forse il più celebre legato all'uso del dimostrare la testa al pubblico. Tra l'altro questa cosa della testa che sopravvive al corpo non era solo una leggenda atta a essere raccontata nei caffè, ma qualcuno addirittura provò a vedere se questo era vero davvero, cioè se davvero la testa in qualche maniera sopravviveva e poteva avere delle reazioni. Lavoisier, che è considerato il padre della chimica moderna, fu anche lui ghigliottinato, e d'altronde lui faceva un fermier général, era una sorta di esattore delle imposte. Molti altri erano fuggiti dalla Francia, lui era rimasto perché diceva: tanto sono così famoso che non possono arrestarmi, non possono farmi niente. Viene convocato, ci va, arrestato e ghigliottinato.
Però lui dice ai suoi collaboratori: io cercherò di sbattere le palpebre, di muovere gli occhi per dimostrare che c'è un movimento della testa e quindi che la testa può ancora percepire qualcosa. E va detto che in realtà questo può essere semplicemente dovuto a un semplice tic nervoso, a un movimento dei nervi, ecco, a qualcosa che non è la spiegazione che la testa sia ancora viva, ma all'epoca sperimentavano anche così e Lavoisier, da buon scienziato, sperimenta fino all'ultimo, sfruttando anche la sua morte così crudele per dare una dimostrazione scientifica. In tutto questo ci si può domandare però qualcosa, ma perché Sanson che era un boia, che voleva fare bene il suo lavoro, non si ribella? E non solo Charles-Henri Sanson, che era il più rappresentativo, ecco, dei boia della sua famiglia, ma anche tutti i suoi parenti che collaboravano con lui. Perché non si ribellano e continuano a lavorare? Tra l'altro non andando incontro anche a dei rischi potenziali, di essere magari assaliti da qualcuno, da qualche svitato, o come per un nipote di Sanson, di brandire una testa, scivolare su una macchia di sangue, cadere dalla piattaforma della ghigliottina e morire, perché il nipote di Sanson è morto così. Allora perché si sono ribellati? Proprio per la loro appartenenza a questo mondo di antico regime, viene da pensare. Cioè di gente che dice: se non lo faccio io, arriverà qualcun altro che sarà più spietato, più disumano. Io perlomeno cerco di essere compassionevole con le vittime, cerco di confortarle. Tant'è che abbiamo anche dei brevi estratti, ecco, dei brevi dialoghi tra il boia e le sue vittime, e in alcuni casi persone che lo ringraziano o si scusano con lui, Maria Antonietta ad esempio, che dice la cronaca che salendo un po' tremando pesta inavvertitamente il piede di Sanson, lui la aiuta, la conduce per il braccio e lei si scusa, dice: scusate, vi ho pestato un piede, è stato un momento di defiance, e lui ha parole di conforto per la regina. E così anche con Danton, con tanti altri. Danton addirittura arriva alla fine del suo dialogo col boia a dire: mostrate la mia testa al popolo che sarà un bello spettacolo. Ecco, queste persone dunque cercavano di avere un rapporto il più possibile umano, e mi viene da pensare che stesso Sanson abbia ragionato così. Chissà chi potrebbero mettere al mio posto, magari qualcuno che non sa fare il boia, perché effettivamente azionare la ghigliottina sembra semplice, però c'è tutta la parte precedente, anche di preparazione della tavola. E chiaramente per la parte umana, quindi serve qualcuno che sappia fare il lavoro bene. E poi c'è anche da dire che sì, voglio togliermi da questa attività perché sono un monarchico. Ecco, ricordiamo che Sansone era un monarchico. Pensate come ha potuto vivere tutta la vita con l'idea di essere stato colui che ha ghigliottinato il re. Mi voglio togliere da questa attività, non mi riconosco nella rivoluzione francese. Bene. E sarò il prossimo a salire sulla ghigliottina, viene da pensare in un clima di terrore che questa sarebbe stata la naturale conseguenza. O se non io, che posso avere il coraggio, la mia famiglia, perché a quel punto tutti sono sospettati. E chiaro, bisognava prendere forse delle risoluzioni più determinate, bisognava avere la coscienza pulita, la schiena dritta, di opporsi a un sistema demoniaco come quello della Rivoluzione francese. Probabilmente. Non tutti sono eroi, ma c'è anche da dire che un uomo del suo tempo non poteva pensare diversamente. Quindi dire: Dio mi ha voluto qui, ci sarà un motivo. Io insisto su questo punto perché lo ritengo l'unico modo per cui noi possiamo comprendere la psicologia di un uomo come Sanson, e anche la psicologia delle persone della loro età. Certo, persone che a un certo punto hanno anche abdicato all'idea di Dio, hanno cercato di
risolvere la questione sociale di allora mandando tutto a gamba all'aria e creando una società nuova. Ed è proprio nello scardinare questa società che è venuto fuori il mostro della rivoluzione. Perché nella società antica, come dicevo, di esecuzioni ce n'erano poche. Il sangue veniva versato per motivi di spettacolo, terribile spettacolo, ma per tutelare un sistema. In questo caso lo spettacolo viene dato per il terrore, per incutere terrore nella folla, terrore che è quello che comanda, che governa la rivoluzione, che d'altronde è governata dai terroristi, come venivano definiti proprio da loro stessi gli esecutori della rivoluzione francese. E dunque io sono convinto che un boia come Sanson abbia potuto fare quello che ha fatto unicamente perché era rimasto nella situazione di un tempo. Dio mi ha voluto qui, per qualche motivo dovrò continuare a rimanere qui. Forse sto facendo ancora un atto più umano di quello che avrebbero potuto fare altri. Una prova della, possiamo dire, della bontà d'animo di Sanson, usiamo questo termine, del fatto che lui volesse lavorare bene, si trova davanti a Robespierre. Ecco, quando Sanson si trova davanti a Robespierre che deve essere ghigliottinato, sappiamo che Robespierre arriva con la mandibola sfracellata perché durante la battaglia all'Hôtel de Ville proprio per prendere i giacobini che si erano asserragliati all'interno, succede una colluttazione, succede qualcosa, non si capisce bene, c'è chi dice che vi sia una sparatoria, chi invece dice che lo stesso Robespierre si è tentato di suicidare sparandosi nel cranio. Sta di fatto che lui ha la mandibola che praticamente è sfracellata e gli penzola da una parte e gli fasciano la testa con una benda che chiaramente diventa tutta intrisa, lorda di sangue, e farebbe difficoltà alla lama a scendere in questo modo. Dunque gli viene staccata la benda e qui i giornali dicono però Sanson ha infierito sul condannato. No, era proprio la pratica di allora, tant'è che Sanson dice io non ho potuto fare diversamente, ma ho cercato di dare i conforti a questa persona, ho cercato comunque di rendere il più possibile meno doloroso anche quest'ultimo passaggio. Certo, in un certo senso forse Sanson un briciolo di soddisfazione potrebbe anche averla avuta, perché non dimentichiamo che la rivoluzione a un certo punto ha iniziato a divorare i suoi figli, come ho detto prima. E qui non dimentichiamo che tutte le rivoluzioni divorano i propri figli, sono come Saturno nel famoso quadro che divora i suoi figli in una maniera spettrale, in una maniera disumana. E questo perché quando cerchi di scardinare un sistema e non hai una proposta nuova e non hai delle basi solide, anche basi solide morali, crei dei mostri. Abbiamo visto nella rivoluzione sovietica che cosa è successo. In tutte le rivoluzioni, pensiamo solo alla Cina, quanti morti nella rivoluzione cinese, la rivoluzione culturale, in Cambogia, ovunque c'è stata una rivoluzione che è una rivoluzione di mentalità, insisto, una rivoluzione di mentalità prima ancora che un cambiamento politico. È una rivoluzione della mentalità che fa parte del processo gnostico della rivoluzione come problema storico. Ebbene, tutte le rivoluzioni finiscono per divorare coloro che le hanno create. Nella rivoluzione francese è finito di mezzo Danton, è finito di mezzo Robespierre, sono finiti di mezzo tutti costoro. E coloro che hanno provato a ribellarsi alla rivoluzione sono ovviamente finiti nella macchina della morte, ma per un motivo. Molti altri sono stati ghigliottinati, sono stati uccisi per rivalità politiche, per fazioni politiche contrapposte. Partiti politici che cercavano di farsi le scarpe a vicenda, eliminare nemici politici che pure prima, fino al giorno prima, erano alleati di governo.
avevano fatto la rivoluzione. Ricordiamo Danton che va a dire, quando emettono la sentenza della sua condanna a morte, dice: sì, però non avreste mai fatto nessuna rivoluzione senza di me. Ebbene, questo è il processo che porta tutte le rivoluzioni a essere autolesioniste. Per questo io ho qualche paura quando vedo, anche in epoche recenti, in piazza, che vengono portate delle immagini della ghigliottina. Ricordavo una non troppo tempo fa di un fantoccio di Draghi con la ghigliottina montata in piazza. Ecco, questo evoca dei momenti nefasti, evoca la possibilità che la rivoluzione venga messa in atto con le pratiche della rivoluzione, dunque che finisca per degenerare, necessariamente degenerare, e portare a quello che ha portato la ghigliottina. E in questo io non posso che leggere, fare un piccolo gioco, ecco, con voi, leggere un elenco di tutti coloro che sono stati ghigliottinati politici della rivoluzione, i sostenitori della rivoluzione che sono stati ghigliottinati. Giusto per capire e confermare quello che ho detto, che la rivoluzione ammazza, finisce per ammazzare proprio i suoi sostenitori. È un gioco che mi sono permesso di fare cercando le biografie dei rivoluzionari più famosi, quindi mancherà sicuramente qualcuno, ma credo che sia esemplare per fare un po' un riassunto, un po' come anche in quel film francese, Si Versailles mettait con te, nel quale c'è una carrellata, una sfilata di personaggi che scendono dalla scalinata di Versailles. Bene, qui abbiamo una carrellata di personaggi ghigliottinati, rivoluzionari, quindi sostenitori della rivoluzione, ghigliottinati dalla rivoluzione. I 21 deputati girondini, tra i quali, sempre tutti, il 31 ottobre 1793, Jacques-Pierre Brissot, deputato e leader dei girondini, Armand Gensonnet, deputato, presidente della Convenzione nazionale, Pierre Lebrun, deputato, Pierre Vigneault, presidente della Convenzione nazionale. 3 novembre 1793, Olympe de Gouges, drammaturga, attivista, nota per aver proposto la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. 6 novembre 1793, Luigi Filippo d'Orléans, principe antirealista, detto il cittadino égalité. 12 novembre 1793, Jean-Sylvain Bailly, astronomo, scienziato e sindaco di Parigi, primo presidente dell'Assemblea nazionale. 29 novembre 1793, Antoine Barbave, deputato, membro dei Foglianti. 27 dicembre 1793, Pierre-Henri Tondu, giornalista, deputato girondino. 31 dicembre 1793, Armand-Louis de Gontaut-Biron, generale. Poi ci sono tutti gli ebertisti. Il 24 marzo 1794, Jacques-René Hébert, giornalista, deputato e membro dei Montagnardi. Anacharsis Clos, deputato, membro dei Montagnardi, detto il cittadino dell'umanità o il nemico personale di Dio e di Gesù Cristo. Jean-Michel Beisset, deputato, membro dei Montagnardi. Charles-Philippe Ronsin, drammaturgo, generale. I seguaci di Danton. 5 aprile 1794, Georges-Jacques Danton, deputato, presidente della Convenzione nazionale, membro del Comitato di Salute Pubblica e membro dei Cordiglieri. Camille Desmoulins, deputato, giornalista, membro dei Cordiglieri. François Chabot, ex sacerdote, deputato. Jean-François Delacroix, deputato, presidente della Convenzione nazionale, membro dei Cordiglieri. Fabre d'Anglantin, attore, drammaturgo, rivoluzionario, membro dei Giacobini. Claude Bazire, Jost Delaunay, François-Joseph Westermann, generale detto Le Boucher de la Vendée. 13 aprile 1794, Pierre Gaspard Chaumet, deputato, presidente del Comune di Parigi, membro dei Cordiglieri. Lucile Duplessis, moglie di Camille Desmoulins. Arthur Dillon, generale. Isaac-René Le Chapelier, primo presidente dei Club dei Giacobini. 25 giugno 1794, Charles Barbaroux, deputato alla Convenzione nazionale. 19 giugno, Élie Godet, presidente della Convenzione nazionale dell'Assemblea legislativa. 19 giugno 1994, Jean-Baptiste Lassalle, membro dei Foglianti. 17 luglio 1993, Joseph-Marie Chalier, deputato, membro dei Giacobini. 28 agosto, Adam-Philippe de Custine, generale dell'Armata del Nord, detto le General Moustache.
25 luglio 1794, André Chénier, poeta, deputato, membro dei Foglianti. 27 luglio 1794, Augustin de Robespierre, deputato. Qui entriamo nel membri del triumvirato giacobino. Con Maximilien de Robespierre, deputato, giacobino, presidente della Convenzione Nazionale, membro del Comitato di Salute Pubblica. Lo stesso giorno, 28 luglio, Louis Antoine de Saint-Just, avvocato, giornalista, presidente della Convenzione Nazionale e membro del Comitato di Salute Pubblica. Così, lo stesso giorno, Georges Couthon, deputato, presidente della Convenzione Nazionale e membro dei Giacobini come gli altri. 28 luglio 1794, Antoine Simon, ciabattino, membro dei Giacobini, tutore di Luigi XVII alla Torre del Tempio. 16 dicembre 1794, Jean-Baptiste Carrier, deputato, rappresentante in missione, responsabile delle stragi della Vandea. 7 maggio 1795, Marcel Hernand, deputato, ministro dell'Interno, presidente del Tribunale Rivoluzionario Giacobino. 7 maggio 1795, Antoine Fouquier-Tinivil, magistrato, pubblico accusatore nei processi del Tribunale Rivoluzionario. Alla fine è stato decapitato anche lui. I membri della Congiura degli Eguali, François-Noël Babeuf, siamo nel 97, giornalista, rivoluzionario, cospiratore, e quindi Augustin Dattré, rivoluzionario, magistrato e cospiratore nella Congiura degli Eguali. Ecco, ovviamente questa è una piccola parte, ma serviva questo elenco, almeno secondo me serviva, per chiarire come le rivoluzioni, tutte le rivoluzioni, siano pericolose. Sfocino inevitabilmente nella autodistruzione e in questo caso con l'uso di questo strumento terribile che era la ghigliottina. Oggi fortunatamente abbiamo abdicato a questi sistemi, la pena di morte non c'è più, ma non è detto che la rivoluzione non possa tornare, perché la rivoluzione è un concetto filosofico, è un concetto che fa parte della storia recente. E io personalmente ho paura della parola rivoluzione interpretata al di fuori del concetto scientifico, che era il concetto originario. La parola rivoluzione, interpretata nel concetto filosofico gnostico, porta inevitabilmente all'eliminazione di colui che non la pensa come te, perché altrimenti non sarebbe rivoluzione. Il tutto per creare un mondo nuovo, per creare qualcosa di nuovo eliminando completamente i precedenti e le basi di quello vecchio. Chiaramente senza basi non si può costruire nulla. Io penso che il pubblico ormai sappia come la penso. Le basi servono, altrimenti nulla può essere costruito, nulla di buono, e rimane solo il vuoto, rimane solo l'angoscia, il terrore, che è proprio quello che la ghigliottina ha seminato in Francia durante questi anni così bui. E la cosa che fa ancora scalpore è che noi consideriamo alcuni di questi personaggi come dei grandi eroi dell'umanità. È un paradosso che colpisce i leader di tante rivoluzioni. Tante rivoluzioni ancora nel mondo hanno dei massacratori. Pensiamo a Mao, che pure hanno ancora monumenti e sono considerati in patria come i fondatori della patria moderna. Certo, penso che molti ricordino queste figure, debbano ricordarle, ma sotto sotto sappiano che sono stati dei macellai e che hanno mandato a morte centinaia, migliaia, talvolta milioni di persone. E tutto questo per in ossequio, ecco, a un concetto terribile come quello della rivoluzione. E io con questo mio intervento ho pensato di raccontare una storia triste, perché indubbiamente la storia della ghigliottina è triste, e mi spiace anche di essere sempre colui che parla di cose così truculente e sanguinarie che non fanno neanche parte, ecco, della mia persona. Ma è giusto e doveroso percorrere questa storia ed è giusto e doveroso riflettere su quanto questa storia ha segnato il passato, quanto segna il nostro presente come ricordo e se potrebbe, speriamo di no, segnare il futuro. Grazie a tutti.